Grande fratello. Alfonso Signorini scioccato. La notizia di Pier Silvio Berlusconi. GF cancellato da Mediaset. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Il Grande Fratello, programma di punta di Mediaset, ha intrapreso una nuova direzione. Dopo anni caratterizzati dalla presenza di VIP e personaggi influenti dei social media, l'edizione più recente ha segnato un ritorno alle origini con concorrenti sconosciuti, affiancati da alcuni VIP. Questa scelta è stata dettata da una «pulizia» operata da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che si era detto stanco delle dinamiche create da influencer e ex volti di «Uomini e Donne», oltre che delle liti e degli outfit provocanti di alcune concorrenti. In seguito alla rimozione di una puntata incriminata dalla messa in onda e dal sito di Mediaset, e all'eliminazione della versione VIP del reality, Berlusconi ha optato per un format che raccontasse le storie di persone comuni, i cosiddetti NIP, non importanti personaggi. Nonostante questa pulizia, però, la nuova edizione ha ricevuto critiche da parte del pubblico. Un cambiamento significativo è stato notato anche sul sito di Mediaset. Tutte le edizioni passate del Grande Fratello in versione VIP sono state rimosse. Secondo quanto riportato da Novella 2000, sul sito sono presenti solo i video delle edizioni condotte da Barbara D'Urso nel 2018 e 2019, e quella attuale condotta da Alfonso Signorini. La cancellazione delle edizioni VIP dal sito non è stata accompagnata da spiegazioni ufficiali, ma si ipotizza che possa essere correlata al nuovo corso intrapreso dall'edizione attuale del programma. Questi sviluppi riflettono il tentativo di Mediaset di rinnovare il format del Grande Fratello, nonostante le controversie e le reazioni miste del pubblico. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.